Io che sei, come non uscivo adesso, quattro voglie, telefono. Non sei mancata a Gubbio. Non ci pensiamo anche come mi ricordo. Qua stiamo mangiando, stiamo facendo qualcosa al motore. Toto Lipari, com'è andata? È andata bene, abbiamo avuto qualche problema purtroppo di centralina. Si ingrassa facilmente, quindi non sono riuscito ad arrivare a fare il primo di classe, a un secondo. Ai 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 ai, alle tue spalle c'è uno che ti, che ti sta dietro. No, 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 no. Per quanto riguarda il campionato, la scuderia Crono Racing. Non so come siamo combinati adesso con i punti. Sicuramente siamo attaccati. Quindi vediamo, tanto questa è l'ultima gara, mi sembra. Poi farei il conteggio il presidente e vediamo. Se lui qualche punto avanti, se lo vince lui, sono contentissimo perché è un amico mio. Sono contento che sono venuti qua la famiglia Lacri e la famiglia Brecchi. E Fabio Presta ad onorare la mia gara di casa. Se poi lo vengo io, è la stessa cosa di lui. Non abbiamo, io non mi interessa niente. Vabbè, sarete primo e secondo, quindi tutti e due avrete il poster di Sport e Foto. Sono contento che sono venuti. D'accordissimo, grazie. Ciao, grazie. Terzo al traguardo il numero 107 Pasquale Gignotti, team New Generation Racing. Premio a Rocco Lauro dell'autoscuola omonima. Grazie. Pasquale Gignotti, New Generation Racing, terzo di classe in RS 1150. Con Lauro. Grazie, grazie, un applauso, non siate spararmini, gli applausi. Secondo gli scacchi, una vecchia conoscenza, dove per vecchia sta il terzo agonistico, secondo al traguardo in RS 1150 il pilota locale Antonino Lipari, detto Totò. Scuderia Crono Racing. Beh, è sfuggita di un soffio la vittoria nella gara di casa, però sei contento lo stesso perché comunque dicevi che come campionato sociale dovresti esserci, comunque dovresti essere messo bene. Sì, diciamo, il campionato sociale ha messo in via, non resti, penso di essere al 99% il primo con questa, con i punti di questa gara. Se non sono il primo, sono il secondo perché è mezzo punto. E come compilare è zona 4. Per adesso ho portato l'ultima gara di prima, se va bene lì dico che la Coppa Italia può essere nella zona 4 per le sinistra. E bravo Toto, bravo, un applauso per questo Coppa Italia. Vince la classe 1150 del gruppo RS il numero 112 Sandro Belmonte della Cosenza Corse. Complimenti al nostro Sandro. Un applauso, un applauso, facciamo un altro applauso. Bene.